Grazie, buongiorno a tutti. Oggi farò degli esempi partendo proprio dal tentativo di risposta a questa domanda specifica, perché più in generale io da oltre 20 anni sono dentro la CDO e non potrei pensare alla mia azienda se non a partire da questa esperienza, perché veramente ha formato tutta la mia azienda. Però oggi farò solo degli esempi sul particolare dell'internazionalizzazione. Intanto, io seguo il commerciale nella mia azienda, quindi mi date 2 minuti per presentare anche la mia azienda, così si capisce anche meglio poi gli esempi. Noi siamo un tipico esempio di azienda, piccola azienda familiare italiana, nata da mio babbo e mia mamma nel 61. Oggi siamo 5 di 6 figli a lavorare insieme e lavoriamo nel comparto dell'agroalimentare. Nello specifico del tè, infusioni e piante officinali. Siamo nel comparto dell'eccellenza alimentare perché come dire, ci siamo specializzati non sul mass market, sui supermercati, ma sui prodotti di nicchia. Quindi distribuiamo in due segmenti principali del mercato sotto il marchio La Via del Tè. Uno è il retail, quindi pasticcerie, torrefazioni, bar, department store, Italy, Harrods ed altri. L'altro invece è il settore chiamato food service, cioè tutto il consumo fuori casa, però di alto livello, quindi ristoranti stellati, caffè storici, Florian, Caffè Cova a Milano, hotel, Four Seasons, Starwood ed altri. Questo per inquadrare il settore. Come vi potete immaginare, il tè è strano, non è un tipico prodotto italiano, no? È un prodotto molto esotico. Questo è il primo punto su cui la CDO è stata veramente un aiuto per affrontare il processo di internazionalizzazione. Attualmente noi siamo un'azienda di una trentina di persone, fatturato 4 milioni, il 70% è ancora fatturato Italia, noi facciamo all'estero solo il 30%, ma è nata nel 61, ma i primi ordini esteri sono arrivati intorno al 2000, quindi dopo 40 anni di attività. Questo perché? Perché prima di tutti noi consideravamo il tè un prodotto non alla stregua di vino, pasta, olio, formaggio, il prodotto tipico made in Italy, frutto del nostro territorio. Ma essendo un prodotto di importazione, non avevamo mai pensato che poteva essere questo un punto di forza anche per il mondo. Quindi il primo aspetto della CDO è stato proprio un aiuto a questo gusto per conoscere la realtà del proprio lavoro, con un'idea di apertura veramente al mondo. Come specialmente poi per una piccola impresa, veramente il mercato è infinito, non si smette mai di scoprirlo. Tant'è che abbiamo iniziato a fare un singolo, come dire, un piccolissimo paragone, ma anche il caffè è un prodotto esotico che non nasce in Italia, non ha un terroir, non nasce nelle nostre regioni. Ma cos'è che caratterizza e lo rende appetibile? Una storia, una lavorazione, una nobilitazione del prodotto che viene lavorato. Alla stessa maniera abbiamo iniziato a concepire il nostro prodotto così. Tant'è che nel caffè abbiamo trovato poi il partner più interessante, perché tutti i distributori nel mondo che importano caffè italiano, quando abbiamo iniziato a proporci all'estero con un tè italiano, è stato interessantissimo. Abbiamo trovato veramente una facilità nel potersi proporre. Quindi questo dato di, come dire, di sì, direi proprio di mantenere viva una curiosità, che le cose non sono fisse, ma sono da scoprire e da conoscere. Un altro esempio di questo qui è stato, di questo aiuto, è stato lo scorso anno a una scuola di impresa che io mi ero iscritto, forse molti di voi l'hanno fatto, sull'innovazione. E il docente ha fatto il classico esempio del luccio, non so se avete partecipato a questo corso, ma un esperimento di un luccio messo in una vasca insieme a dei pesciolini separati da una lastra di vetro trasparente, per i primi giorni vuol mangiare i pesciolini e batte il muso sul vetro, ovviamente.
inizia dopodiché, fatta esperienza, a girare in moto rotatorio nel suo spazio, fino al punto diventa una consuetudine, viene tolto il vetro e continua il luccio a girare intorno al suo spazio senza attaccare i pesciolini. Io in quel momento lì stavo facendo tutta la programmazione delle fiere estere e io ho sempre considerato, come dire, partivo da un punto, la fiera all'estero bisogna farla importante perché abbiamo un'immagine, si lavora su un settore di alta gamma, quindi 70-80 metri quadri, investimenti 40-50 mila euro per singola fiera. Avevo sempre snobbato le collettive italiane che portano il Made in Italy all'estero, cioè quelle che raggruppano più aziende e vanno insieme con un piccolo spazio. E io su questo mi è venuta la domanda, ma non sarò forse io il Luccio che continuo a snobbare? Allora mi sono documentato di più e ho scoperto che aziende anche più grandi di me e in settore sempre dell'alta gamma andavano all'estero con le collettive. Da questo punto di vista ho iniziato a prendere contatti con gli enti pubblici che organizzano, le fiere, i fieristi che organizzano questo. Per farla breve, noi ho fatto un mese fa a Colonia la prima, andremo al Fancy Food di New York a giugno, al Sial a Parigi. Farò tre fiere con il costo di una fiera, la prima di Colonia è stata già molto più proficua di tutte le altre che avevo fatto nella forma classica. Quindi anche qui è un punto di stimolo, di aiuto a giudicare il proprio particolare professionale. L'altro aspetto fondamentale per me nel processo di internazionalizzazione è stato il matching. Ora, io sono uno di quelli, come dire, tante volte sento i giudizi sul matching che dicono è stato molto interessante, bello, ho conosciuto tante persone, utilissimo, importante, però poi, come dire, la sostanza, ecco, io potrei essere un testimonial che, facendo nome e cognomi, un eccesso di dettaglio, come Dario prima diceva, io al matching ho, tra virgolette, portato a casa contratti con Star Hotel, con il gruppo Department Store Buonissimo, con Planetary Hotel, cioè un volume di fatturato annualmente mi sviluppa 100-120 mila euro di fatturato. Questo è il matching da quando è iniziato. Però quest'anno ho scoperto ancora di più quello che noi abbiamo detto, il valore di un incontro, che è molto più interessante rispetto all'affare singolo di per sé. E quest'anno è stato proprio interessante per due aspetti. Uno, ho partecipato a un convegno, c'è stato di due imprenditori, che erano uno Cappuccino e l'altro Panino Giusto, che raccontavano due esperienze di concept store nel settore alimentare che avevano costruito in Italia e poi replicabili all'estero, in particolar modo a Londra. Noi abbiamo due negozi a Firenze, ora apriremo a maggio il terzo negozio e anche noi stiamo lavorando su questo processo di replicare un format come la Via del Tè. È stato interessantissimo perché in un'ora a me mi hanno dato tutta una serie di risposte a domande che avevo, è aperto una serie di domande su come affrontare questo processo qui, interessantissimo. Uno su tutto, due aspetti: non si può partire senza una manualistica, cioè senza aver codificato tutti i flussi e i processi nella gestione di un singolo negozio e tu vuoi replicare a New York piuttosto che a Hong Kong, e dal processo informatico. Erano due aspetti che io non avevo mai toccato. A fine incontro sono andato poi a salutarli, a ringraziarli e gli ho detto mi sarebbe piaciuto poter continuare. Uno di loro poi mi ha invitato a cena un mese dopo e è stato interessante che sono stati tre ore in cui è stata questa idea di conversazione imprenditoriale in cui io ponevo domande per imparare da qualcuno che aveva già fatto esperienza. Parentesi, poi inizierò molto probabilmente anche a fornire ovviamente il tè dentro i locali, ma questo lo davo per scontato. Ultimi due aspetti, proprio due aneddoti che secondo me esemplificano anche un punto, ma ha colpito quello che tu dicevi prima, Bernard, sul fatto che non sono istruzioni per l'uso o cose da replicare automaticamente. Ma questo lo sento vero proprio perché, stando di fronte, come dire, alla nostra amicizia, al mio lavoro, la cosa più interessante è che proprio
lascia sempre, come dire, un aiuto a stare di fronte alla realtà come mistero, ma mistero nel senso proprio del proprio lavoro, che è tutto da scoprire, da conoscere, c'è un punto sempre insondabile, che non è che 2 più 2 fa 4, ma accadono cose. Per questo due esempi, uno sempre legato alla CDO. 7-8 anni fa, sono stato contattato tramite la CDO da un giornalista di Economy che stava facendo un articolo, sulle piccole imprese, come reagivano ai primi segnali della crisi. Era una cosa fatta a fine luglio, agosto, usciva fuori, io ero anche al mare, sono tornato, non avevo neanche tanta, piccolo, un articolo. A settembre rientro, mi trovo una mail di un fiorentino che da 12 anni stava in Kazakhstan, ad Almaty, e importava prodotti italiani. Lui aveva letto Economy sulla spiaggia del Forte dei Marmi, era rimasto colpito da questo articolo e praticamente ora è diventato il mio più importante distributore nei paesi dell'est. Questo da un semplice articolo su Economy. L'altro, per me è stato ancora più eclatante, a Sigep, una fiera del settore pasticceria e gelateria, a fine gennaio, 2 mesi fa, è arrivato una persona, un compratore, che praticamente ci ha fatto l'ordine più importante della nostra storia in una fiera. Come sapete, chi addetta alle fiere ormai non si va tanto più per fare gli ordini nelle fiere, ma si va per immagini, rappresentanze, creare contatti e poi gli ordinativi si sviluppano a posteriori. Ho fatto un ordine di 60.000 euro, che sono due tir di tè. Questo si è fermato perché ha visto la foto di mio babbo, Alfredo Carrai, e lui venezuelano, si chiama Alfredo, ha visto Firenze e la mamma era di Firenze, 61, nato l'anno di nascita di questa persona. Ovviamente doveva avere il prodotto, i prezzi, la qualità, però questa cosa mi ha veramente impressionato di come c'è un modo di stare di fronte al nostro lavoro che è carico di questa apertura a scoprire punti di novità che accadono dentro il nostro mestiere. Grazie.